Buonasera e ben ritrovati con Sportivamente, domenica importante per le nostre squadre in Serie D e anche in eccellenza per la Juventus. Domo, ma facciamo tutto con ordine partendo dalla Serie D con i risultati e la classifica. Giornata numero 23, Bustese-Casale 3-3. Il Gozzano vince 3-0 contro il Pro Settimo e coglie il settimo risultato utile consecutivo. Ultima sconfitta, l'11 dicembre in casa con la Caronnese. Verbagna Legnano 2-1, ancora un 2-1 contro il Legnano per i bianco cerchiati come all'andata. Folgore Caratese Pro Settimo Eureka 2-1, Varese Bra 2-2, Inveruno oltre Povoghera 6-1, Chieri Varesina 4-0, Borgosesia Caronnese 0-0, stesso punteggio anche tra Cuneo e Pinerolo, per una classifica che vede un terzetto davanti a tutti. Chieri, Varese e Cuneo, quota 44, ad un solo punto la Caronnese a quota 43. È un campionato splendido. Borgosesia e Inveruno 39, Prosesto 38, Gozzano 33. Continua la scalata da parte degli uomini in rosso e blu. Casale 32, Folgore Caratese 31, Bra 29. Il Verbagna attualmente sarebbe salvo a quota 23, oltre Povoghera 22, Pinerolo e Varesina 21, Bustese 20 insieme alla Pro Settimo Eureka, chiude il Legnano con 14 punti. E adesso andiamo subito alla D'Albertas con Daniele Piovera per Gozzano Pro Sesto. Settimo risultato utile consecutivo per il Gozzano, che piega con merito 3-0 la Pro Sesto e torna a fare un pensierino alla zona playoff. Ottima la prova sia difensivamente che offensivamente della squadra di Gardano. In cronaca, al sesto, angolo dalla destra, stop di petto e collo esterno di Testardi. Conclusione però centrale al settimo, palla buona per Mantovani che non ci arriva per una questione di centimetri. Al diciannovesimo si vede la Pro Sesto, Tresca vince uno a contrasto, cross per Di Renzo che calcia in bocca a giri da ottima posizione. Al ventinovesimo il Gozzano passa, punizione magistrale di Segato, traversa con il tocco decisivo del portiere ospite, tapin poi vincente di Emiliano. Al 41esimo doppia grande occasione per i rossoblù, prima Mantovani e poi Testardi vengono in entrambe le circostanze murate dalla difesa di casa. Nella ripresa al nono ripartenza della Pro Sesto sugli sviluppi di un angolo a favore del Gozzano, percussione di Fall, Gilli bravissimo a salvare di piede in uscita bassa. Al 26esimo Cristofoli per Gobbi, miracolo dell'ex del Borgosesia che tiene il risultato sull'1-0. Il Gozzano mette al sicuro il risultato al 34esimo, assist di Gemelli per Testardi che davanti a Perniola lo fredda con un bellissimo colpo sotto. Al 43esimo il tris è servito e ancora bomber Testardi a siglare la personale doppietta e a fissare il definitivo 3-0. E ora ci godiamo la quinta vittoria in questo campionato al Pedroli da parte del Verbagna, Alessandro Pratesi. Vince in rimonta il Verbagna, un importantissimo scontro salvezza contro il Legnano al Pedroli. Una vittoria davvero preziosa per la compagine di Erbetta. Prima della gara viene premiato dall'associazione 7 anni in Serie C Egidio Calloni, a cui viene data la maglia celebrativa per ricordare gli anni del Verbagna in Serie C. Andiamo in cronaca a vedere quali sono state le azioni salienti del match. Ci prova subito il Legnano dopo un quarto d'ora. Provaso serve Iani che chiama la parata a Beltrami. Occasione per il Verbagna al 21esimo con Marino che calcia a lato dopo una bella azione con Donofrio che gli aveva offerto la palla per il tiro. Al 23esimo ancora Marino a chiamare Ayu alla parata. Ancora il Verbagna alla mezz'ora su un disviluppo di un angolo, calcia Bianconi a botta sicura ma Ayu è bravo nella respinta. Passano in vantaggio al 32esimo gli ospiti con Magistrelli, prima c'è una conclusione di Gianni, respinta da Adamo, arriva a rimorchio Magistrelli e da pochi passi non può sbagliare per l'1-0. Subito l'occasione il Legnano, subito dopo il gol, due minuti dopo, con Provasio che tira a raso terra dal limite dell'area, è bravo Beltrami a distendersi e a mettere in angolo. Al 43esimo la pallone di profondità di Donofrio per Bianconi con la sua conclusione che viene deviata in corner. Al 45esimo un'altra occasione clamorosa per il Verbagna, Bianconi è bravo e caparbio a recuperare un pallone, riesce a cederlo al rimorchio di Marino che però come nell'occasione precedente calcia largo da buona posizione. Nella ripresa
dopo 5 minuti su uno sviluppo di un angolo, un batti e ribatti in area del Verbania, ma nessuno del Legnano riesce a mettere in rete. Al 17esimo arriva il pareggio del Verbania su un cross lungo, Ayu sbaglia la presa in uscita, Nasali da pochi passi ringrazia e mette in rete. Arriva poi al 32esimo il gol che decide la partita e dà 3 punti importantissimi al Verbania. Giglio è bravo a lavorare un pallone, a metterlo in mezzo. Arriva Draghetti in spaccata e gonfia la rete per il 2-1 bianco cerchiato. Viene poi espulso l'allenatore del Legnano Salvini, non ci sono più emozioni. Termina così la gara del Pedroli. 2-1 per il Verbania contro il Legnano. Ed ora scendiamo in eccellenza, come detto, giornata favorevole per la Juventus Domo. Borgo Vercelli 7, 0-2, la Biellese Pavarolo 3-2, Cerano Baveno 2-2, primo pareggio nel 2017 per la squadra di Pierguido Pissardo. La Juventus Domo vince per la 16ª volta in questo campionato in casa contro la Rivarolese per 2-1. Pondonnas Borgaro Torinese 0-2, Alice Cese Trino 3-3, perde anche l'Alpignano in casa contro lo Charvenso per 2-1, Stresa Borgomanero 4-1, torna al successo la squadra da questa settimana allenata da Cagnato dopo 3 sconfitte di fila, ai Greville Orizzonti United 1-1, per una classifica che vede la Juventus Domo con 9 punti di vantaggio su Borgo Vercelli e poi con 10 punti di vantaggio su Borgaro e Alpignano. Quindi Juventus Domo 51, Borgo Vercelli 42, Borgaro e Alpignano 41, Aigreville 40, La Biellese 38, 35 per il Trino, 33 Orizzonti United e Alicese, 31 Pondonnas e Baveno. Lo Stresa è a quota 27. Il 7° è a pari dello Stresa con 27 punti, Rivarolese 25, Pavarolo 19 con lo Charvenso, Charvenso che ha una partita in meno perché dovrà recuperare il match mercoledì 15 contro l'Alicese, chiudono il Cerano con 18 punti e il Borgomanero con 14. E ci racconta l'ennesima vittoria di questo torneo della Juventus Domo Federico Raso. La Juve Domo suda 7 camicie ma batte in casa la Rivarolese al termine di un match dominato ma molto intenso che termina 2-1. Andiamo in cronaca. Al 10° minuto incontri crossa un pallone morbido in mezzo su cui si distende Manfroni ma Gillone salva il risultato. 2 minuti più tardi da un tiro sbilenco di D'Agostino Reano si trova tu per tu con Bastianelli ma non riesce a concludere a rete. Al 38esimo prima palla a gol per poi, che fa tremare la traversa su calcio di punizione. Al 42esimo la Juve Domo sblocca la gara con una perla di rara bellezza. Leto Colombo stoppa un pallone di petto da fuori area e trova un gol magnifico, il più bello della stagione granata. Al secondo della ripresa arriva la doccia fredda. Sugli sviluppi di un corner, Nabili trova l'angolo e agguante granata, 1-1. Al 22esimo poi salta secco Celano, che è costretto ad atterrarlo. Calcio di rigore. Il numero 10 buca Gillone all'angolino e trova il 19esimo centro in stagione. Al 32esimo lo stesso Celano si lascia andare a una grossa ingenuità. Il terzino trattiene vistosamente la maglia Todisco. Secondo giallo ed espulsione. Al 39esimo poi colpisce di testa da pochi passi, ma Gillone toglie letteralmente il pallone dalla rete. Nel finale, Todisco perde tempo nella battuta di un corner, riceve la seconda ammonizione e riporta il match in parità numerica. Termina 2-1 per la Juventus Domo, che prosegue la fuga verso il titolo. Che gol di Matteo Leto Colombo, adesso ne vediamo altri 4 di gol, quelli del Giuseppina Bellotti tra Cerano e Baveno. Finisce 2-2 a Cerano tra il Cerano e il Baveno, un risultato tutto sommato che accontenta tutte e due le squadre perché arrivavano entrambe da 2 sconfitte consecutive, quindi un pareggio che non fa male a nessuno, in vantaggio per primo il Cerano, poi raggiunto e superato dal Baveno e poi di nuovo raggiunto anche il Baveno nei minuti a metà diciamo della ripresa. Vediamo le azioni salienti. Al 16esimo Cerano in vantaggio, calcio di punizione di Salsero, c'è una deviazione, una finta deviazione di Magliano e la palla che finisce in rete per l'1-0. Al 22esimo 2 giocatori finiscono a terra al limite dell'area, per l'arbitro è calcio di rigore per il Baveno, non ha esitazione il direttore di gara, qualche protesta invece
invece da parte dei supporter del Cerano. Si incarica il numero 6 degli azzurri, Musso, dagli 11 metri, gonfia la rete con un tiro centrale e porta il Baveno in sul risultato di parità. Al 31esimo Eliseo sul fronte opposto nel Cerano viene atterrato in area, l'arbitro non fischia, reclamano il rigore sia i giocatori in campo che i tifosi in tribuna. Passiamo nel secondo tempo, al 20esimo Amoruso per Tanzi che da sinistra batte il portiere Tornatora in uscita, quindi Baveno in vantaggio. Al 25esimo c'è una mischia in area sul secondo palo, tocca di testa quel tanto che basta Ramolo e mette in rete per il 2-2, la palla finisce in rete forse anche con una deviazione, comunque il gol da attribuire sicuramente al numero 5 Ramolo del Cerano. Quindi il risultato finale al Bellotti di Cerano, Cerano 2 Baveno 2. Buona la prima per Caniato, per lo Stresa che non vinceva dal 15 gennaio. Andiamo a vedere i 4 gol rifilati al Borgomanero. Lo Stresa torna alla vittoria nella settimana che accompagna l'esordio di Caniato sulla panchina dei Blues. Lo Stresa batte 4-1 il Borgomanero che rimane in 10 dalla mezz'ora. I gol: al 13esimo lo Stresa passa in vantaggio con Cantoni, l'azione parte dalla punizione rasoterra di Agazzone rimbalzata dalla barriera. Sulla palla si avventa Viganò che scodella per Cantoni. Il suo tiro è una parabola che si insacca sotto la traversa di Zenoni. Al 33esimo l'espulsione per proteste di Scavetta che lascia appunto i compagni di squadra in inferiorità numerica. Al 35esimo il pareggio del Borgomanero. Parte dal cross di Manzini in area, Fattorini respinge corto e Ravetto accompagna in rete. Al 42esimo punizione di Manzini dai 20 metri. La palla intercettata da Fattorini si schianta però sulla traversa. All'8° del secondo tempo Micheli in velocità scocca il cross per la testa di Costantin che in tuffo segna il 2-1. Al 13esimo Cabrini scarta 3 avversari, serve Costantin che pari da palla al compagno che segna così il 3-1. Al 20esimo Costantin serve ancora Cabrini che ridà palla a Costantin che scaglia il bolide per il definitivo 4-1. E ora andiamo in promozione dove continua la corsa di Arona e Piedimulera. Dufour Varallo Fomarco 2-2, la squadra di Pettinaroli continua a non vincere, infatti non vince dal 16 ottobre. A Ponderano, Omegna Ponderano 3-2, vittoria di capitale importanza per i rossoneri nel segno del ricordo di Luciano Re, dirigente del settore giovanile scomparso in settimana. Briga Fulgor Valdengo 2-3. Accademia Borgomanero Romentinese 4-2, vittoria esterna per la Castellettese per 3-0 sul campo del Dormelletto. La Rona coglie l'11° risultato utile consecutivo vincendo per 2-0 in casa contro l'Oleggio. Sinergi Verbania 2-1, si arresta la striscia positiva del Cavaglià che non trova il 12° risultato utile di fila. Cossato Piedimulera 3-0 per la squadra di Tabozzi. La Rona è prima in classifica con 44 punti, Piedimulera 40, Accademia Borgomanero 34, a 30 ci sono Oleggio e Cavaglià, 28 per Fulgor Valdengo e Dormelletto, Castellettese 26, Cossato 25, poi c'è la Romentinese con 23, Dufour Varallo e Omegna 22, Sinergi Verbania 20, 14 Fomarco Don Bosco e Ponderano. Il Briga chiude con 11 punti, hanno una partita in meno Accademia Borgomanero e Sinergi, 2 partite in meno per il Ponderano. E adesso andiamo a vederci la vittoria da parte della Rona di Alessandro Ferrero. Scontro di alta classifica oggi al comunale di Via Montenero tra la capolista Rona e l'Oleggio Sportiva. All'andata fu 3-2, oggi con il risultato di 2-0 prosegue la marcia della capolista in vetta alla classifica. Andiamo in cronaca. Prima frazione di gioco molto contratta, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi. Al 10° incursione di Vergadoro che si presenta davanti al portiere e il suo tiro, filante al lato della porta, offre solo l'illusione del gol alla tribuna. Al 25esimo è l'Oleggio a presentarsi davanti alla porta ma il tiro di Vacirca è debole. Al 28esimo un cross di Capitan Bergantin attraversa lo specchio della porta ma Vergadoro non aggancia.
Al 32esimo è il portiere dell'Oleggio ad offrire una ghiotta occasione ai padroni di casa. La sua rimessa è debole e Petrone aggancia il pallone, ma il suo tiro è debole e Martinone para. Al 38esimo si fa insidioso l'Oleggio. Corner di Pagliotta per Sironi che tira alto sopra la traversa. La svolta avviene a 5 minuti dalla fine. Fallo di Zuliani su Tinaglia e per il direttore di gara non ci sono dubbi. Rigore. Del penalty si incarica Vergadoro, il capocannoniere è al 15esimo gol in stagione. Di tutt'altro tono la seconda frazione di gioco. L'Oleggio non ci sta ed inizia a farsi vedere insistentemente nell'area dei padroni di casa. Almeno 3 le occasioni nette intorno al quarto d'ora di gioco. Batti e ribatti dalle parti di Falconelli, ma il tiro di Bisesi per Vacirchia non sortisce effetto. 2 minuti dopo l'incursione in area di Zuliani è parata dall'ottimo numero 1 della Rona. Al 22esimo è Pagliotta a presentarsi davanti alla porta. Capitan Bergantin salva in angolo. Al 25esimo il neo entrato Bovo centra dalla destra per Maio che tira a colpo sicuro ma addosso a Falconelli. Al 29esimo traversa di Petrone e al 32esimo passaggio di Pagliotta a Vacirca che solo davanti al portiere lancia alto sopra la traversa. L'Oleggio non si ferma e neanche la Rona nonostante l'espulsione di De Giorgi per doppia ammonizione. 2 sono le occasioni per gli ospiti. Al 38esimo il colpo di testa di Iaria è parato a terra. Al 40esimo l'occasione più ghietta ancora per Moio, ma Falconelli è bravissimo a chiuderlo in uscita. La Rona in inferiorità numerica non smette di crederci. Al 41esimo Vergadoro in contropiede manda di pochissimo a lato. Al 44esimo un grandissimo gol di Ntirio Poku che parte da azione personale scartando 3 uomini e assistendo a un grande tiro all'incrocio dei pali. Risultato finale ad Arona 2-0. Maurizio Ferlaino invece ci racconta Accademia Borgomanero Romentinese. Partita ricca di gol e di emozioni quella fra Accademia Borgomanero e Romentinese. Vittoria della squadra di casa di Roberto Bonan per 4-2. Accademia che ha di fatto chiuso la partita nella prima mezz'ora andando in vantaggio per 4-0. Poi con il passare dei minuti la Romentinese ha accorciato prima con Bisesi e poi ha trovato il gol del 4-2. L'Accademia si è andato un po' a complicare la vita ma la Romentinese non ha avuto le occasioni per riaprire veramente la gara. Impatto devastante dell'Accademia Borgomanero che già al terzo minuto sfiora il gol con una deviazione sfortunata di Lombardo che impegna il suo stesso portiere. La stessa Accademia sfiora la rete con Conchedda con un delizioso pallonetto al quarto minuto. Il portiere Grosjac riesce a tirare letteralmente la palla fuori dalla porta. Al nono il gol che sblocca la partita. Recupero palla di Valsesi a metà campo, bellissimo scambio con Cosentino che non ci pensa due volte e serve in profondità Poletti, l'esterno arriva in area di rigore, serve un delizioso pallone per la corrente Conchedda che di interno insacca di prima intenzione. Passano 3 minuti e i gol diventano 2. Bellissima giocata di Silva Fernandez che di punta libera Poletti sulla sinistra, all'esterno trova il fondo e mette in mezzo, interviene Grosjac a respingere palla per Antonioli che non trova il tappin vincente, palla che termina sui piedi di Diorio che non sbaglia il gol del 2-0. L'Accademia Borgomanero si riporta poi sotto e trova la rete del 3-0 al 27esimo minuto, perfetta imbucata del centrocampo rossoblu per lo scatto di Conchedda sulla destra, palla in area di rigore, Conchedda di prima intenzione mette alle spalle di Grosjac. Partita che si chiude definitivamente al 41esimo minuto, bellissima fase di interdizione da parte del centrocampo rossoblu, assoluto protagonista del 4 gol, questa volta è Di Iorio che recupera palla e libera sulla sinistra Conchedda, l'esterno arriva al limite, serve Poletti che da due passi in sacca per il tap-in vincente. Prima del riposo c'è
anche la possibilità di vedere il gol della Romentinese, pericolosa nella prima frazione di gioco solamente con un calcio di punizione di Bisesi parato in due tempi da Maffezzone. Al 44esimo Antonioli atterra Ticozzelli in area di rigore, l'arbitro assegna il penalty trasformato splendidamente a Bisesi con la palla sotto l'incrocio dei pali. Nella ripresa l'Accademia Borgomanero sbaglia l'impatto con la gara e ne approfitta la Romentinese. Al 12esimo arriva il gol del 4-2 sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla respinta a Maffezzone che giunge a Natoli, girata a porta vuota e secondo gol ospite. Romentinese che al 24esimo rimane anche in 10, Gessa viene lanciato a rete, viene atterrato nettamente da De Carli, da ultimo uomo, rosso diretto per lui e lascia la sua squadra in 10. Nell'ultima azione della partita l'Accademia Borgomanero colpisce anche un palo al 46esimo, Di Iorio recupera palla sulla tre quarti e serve Gessa in area di rigore, ottimo il controllo e la conclusione, palla che si stampa sul palo. Prosegue la rincorsa dell'Accademia Borgomanero alla vetta della classifica, 4-2 per la squadra di Bonan ai danni della Romentinese. E ora la partita giocata ieri tra Sinergi, Verbagna e Cavaglià. Importantissima vittoria in chiave salvezza per la Sinergi Verbagna che nell'anticipo delle Pedroli batte 2-1 il Cavaglià. Andiamo a vedere quali sono state le azioni che hanno caratterizzato la partita. Dopo 10 minuti il primo tiro è della Sinergi Verbagna con Brunetti dalla distanza e bravo Pitarresi a bloccare il tiro. Al 16esimo il vantaggio della compagine di Tonati, bella palla in profondità di Brunetti, scivola un difensore, Schiru davanti al portiere, rimane freddo e sigla l'1-0. Ci provano gli ospiti al 19esimo con una diagonale di Antiga che però non trova lo specchio della porta. Al 24esimo occasione per il Cavaglià per pareggiare, rischia l'autoreta Itammo calciando il pallone sul palo, poi Galli riesce a prendere la sfera. Altra occasione del Cavaglià un minuto più tardi con Romussi che calcia e Ferraro allunga la palla sul palo pieno e poi la palla torna in gioco, perciò due palle in due minuti per gli ospiti. Al 34esimo su un calcio d'angolo Gallo non trova la deviazione di testa, poi Graziolo calcia debole da buona posizione. Al 37esimo altra occasione ospite con una rimessa laterale, sponda di Romussi di testa e poi Graziolo tira, ma è bravo Galli a respingere. Arriva al 38esimo il raddoppio della Sinergi Verbagna su un tiro cross di Balci, il più lesto in area di rigore a controllare e tirare ad Alberto Violetti e mettere la palla in rete per il 2-0. E al 40esimo la Sinergi ha l'occasione per il tris con Balci che servito su una bella palla in profondità da Ferrari si presenta solo davanti a Pitarresi che però è bravo a respingere il tiro con i piedi. E la ripresa decisamente meno le occasioni da gol, ci prova Itammo dalla distanza al 19esimo, para Pitarresi la sua conclusione. Al 33esimo di Romussi di testa sull'uscita sbagliata di Galli che chiama la palla ma non la prende, la prende l'attaccante del Cavaglià che sigla il 2-1. Un minuto dopo ci sono le proteste degli ospiti per un presunto fallo di mano in aria, poi non ci sono più emozioni nonostante i 4 di recupero, vince 2-1 la Sinergi Verbagna e fa un balzo importante in zona salvezza. Il tris della Castellettese a Dormelletto. 3-0 per la Castellettese sul Dormelletto che perde la terza partita su 4 nel suo 2017, brutto infortunio per lo sfortunatissimo albanese. Andiamo in cronaca, inizio targato Castellettese che parte forte provando a dimenticare il KO di domenica scorsa col Briga. Dopo 3 minuti e mezzo Casiraghi batte profondo un calcio di punizione, sponda di Palmieri, rete di Centrella. 4 partite nel suo 2017, 3 gol, straordinario impatto con la nuova maglia. Al 38esimo, dopo molti minuti di nulla, con una Castellettese brava ad inibire le azioni offensive del Dormelletto, Casiraghi da punizione prova a tornare al gol che manca dalla decima giornata col Fomarco, ma spedisce largo. Nella ripresa al 15esimo il Dormelletto prova ad aprirsi dei pertugi, ma Parachini calcia largo. Al 18esimo raddoppio della Castellettese, Casiraghi continua a proporre, questa volta Marco Mattioni a sfruttare, è il primo gol della sua stagione nel giorno del match in famiglia con suo fratello Michele. Al 22esimo sotto di 2 gol è sempre Parachini a rendersi pericoloso, ma la conclusione è fuori di un niente. Al 25esimo
Scontro di gioco tra Motta ed Albanese. Il classe 97 della Castellettese rimane a terra, grave problema alla tibia sinistra per lui, gioco fermo per 29 minuti prima dell'arrivo dell'ambulanza. Non ci resta che fare un gigantesco in bocca al lupo ad Albanese per una pronta guarigione. Dopo un lungo stop, la Castellettese la chiude con Mazzucchelli, bravo a farsi trovare pronto appena chiamato in causa. Finisce 3-0 per gli uomini di Forzatti, che colgono la seconda vittoria consecutiva esterna e per la quinta volta in campionato non subiscono gol. Donatello Zonca ci porta a Liberazione di Omegna, dove i rossoneri hanno battuto il Ponderano. Sono tre punti importantissimi quelli che l'Omegna conquista nel match salvezza contro il Ponderano. Un match vibrante, folle, pazzo qui al Liberazione, che la formazione di Fabrizio Gherardini porta a casa per 3-2. Prima dell'inizio, minuto di raccoglimento in memoria di Luciano Re. Poi si entra subito nel vivo e dopo un minuto e 40 secondi Pasquali, con i piedi e come se fosse un libero vecchio stampo, respinge una punizione di Erbetta. Al 16esimo minuto, padroni di casa in vantaggio. Puzzello calcia una punizione dalla sinistra. Accomazzo sceglie bene il tempo, prende l'ascensore e anticipa tutti. Perfetto il tempismo del difensore centrale rossonero, che dopo il gol corre ad abbracciare Fabrizio Gherardini, seguito da tutti i compagni. Al 24esimo, spunto di Pontiroli, che si libera per il tiro dal limite. Un difensore respinge, probabilmente con un braccio, ma l'arbitro lascia proseguire. È gara maschia e nervosa, con qualche scontro di troppo, ed è una gara che si chiude per quanto riguarda i primi 45 minuti sul vantaggio dell'Omegna, perché al 34esimo Chiaverini dirotta in calcio d'angolo una conclusione violenta di Patti. Fuochi d'artificio nella ripresa, ripresa che comincia dopo appena un minuto con il raddoppio dell'Omegna, travolgente discesa di Erbetta sulla sinistra, cross per Puzzello che controlla e in girata batte Pasquali per il 2-0. Sembra fatta per l'Omegna, ma al nono minuto il Ponderano rientra in partita. Calcio di rigore per la formazione biellese. In mischia Pontiroli a terra, Rizzo dal dischetto, Tarella spiazza Chiaverini. Al 15esimo Ponderano vicino al pareggio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Ferla. Sidibe, ben appostato sulla linea di porta, allontana sulla linea. Al 25esimo il break dell'Omegna con un calcio di punizione di Puzzello per la testa di Scavazza, palla che termina fuori. Al 37esimo il Ponderano pareggia, punizione di Ferla, colpo di testa di Mattarollo a scavalcare Chiaverini, Tarella ribadisce in rete per la sua doppietta personale. Sembra di rivivere i fantasmi delle ultime due partite per l'Omegna, sempre in vantaggio 2-0 e sempre raggiunta sul 2-2, ma al 40esimo perfetto triangolo tra Cabrini e Puzzello, con Puzzello che smarca Cabrini davanti al portiere. Cabrini entra in area, resta freddo e riporta in vantaggio l'Omegna. Il finale è folle, come dicevamo. Al 45esimo espulso Mattarollo per un'entrata da dietro su Andrea Cabrini. Al 48esimo traversa di Fabio Gherardini in campo da pochi minuti su cross di Puzzello. Al 50esimo il Ponderano resta in 8 perché viene espulso Pareschi dopo che Patti era uscito dal campo dolorante in precedenza 30 secondi prima. Rosso da due passi fallisce il gol del clamoroso 3-3. La calcia sul fondo. Prima categoria, andiamo con i risultati. Vogogna Caltiniaga 2-1, Varzese San Martinese 1-1, Trecate Sparta Novara 2-0, Momo Crevolese 1-0, Ornavassese Vallestrona 1-0, Pocherissimo dell'Inter Farmaci 5-0 sul campo dell'Olimpia Santa Gabbio, doppiette di Calloni e di Bini, gol di Asero, 3 rigori e 3 espulsi per l'Olimpia Santa Gabbio, 3 rigori realizzati dall'Inter Farmaci, 3-1 per il Feriolo sulla Grano, Volunta Suna 2, San Rocco 0, per una classifica che dopo 19 giornate vede l'Inter Farmaci in testa con 46 punti e con una partita in meno che si recupererà mercoledì contro il Momo. Trecate 42, Vogogna 37, Vallestrona 34, Ornavassese e Sparta Novara 29, Caltiniaga 26, Volunta Suna e Feriolo 25, Momo 23, Agrano 21, Olimpia Santa Gabbio 19, San Martinese 17, Varzese e Crevolese 15,
chiude il San Rocco con 10. Ed ora seconda categoria con i risultati della 16ª giornata. San Pietro Gravellona, Virtus Villa 1-0, Monte Crestese Primosello 2-4. Non si è giocato il match tra Megolo e Armeno, Veruno Provigezzo 1-2, Crodo Lesa Vergante 3-1, Mergozzese Riviera d'Orta 0-3, Comignago Oleggio Castello 0-2. Per una classifica che vede il Crodo in testa con 38 punti più 5 sul Premosello 33, Oleggio Castello 30 insieme al Comignago, Riviera d'Orta 24, San Pietro 22. A 21 ci sono la Mergozzese e l'Armeno, 19 per il Veruno, 17 per il Lesa Vergante, 15 per la Monte Crestese, 12 per il Provigezzo, 11 Virtus Villa, 5 Megolo. Ed ora chiudiamo il quadro con la terza categoria. Il San Vittore ha vinto 3-0 con il Cambiasca, Varallo e Pombia Fontaneto 2-1, stesso punteggio tra Castelletto e Cannobiese 2-1, Casale Cortecerro Beurese 3-0, Oschella Mezzomerico 1-1, Barengo Bogogno 3-2. Ed è una giornata pro Casale Cortecerro che torna in testa con 31 punti, Castelletto 29, Cannobiese 28, Mezzomerico 24, Fontaneto e San Vittore 20, Cambiasca 17, Varallo e Pombia 16, Oschella 12, Beurese 8, Barengo 5. Chiude il Bogogno con soli 4 punti. Passiamo al basket. È stato un sabato complicato per le nostre. La Paffoni Fulgor infatti ha perso 58-53 a Firenze. Per quanto riguarda invece la Mami Oleggio, ha perso contro Robur Varese per 67-61. È appena finita la Pala Raccagni di Domodossola, dove la Vinaville Cipir Domodossola ha vinto contro San Miniato per 62-56. È un grande ritorno al successo per gli ossolani. Per quanto riguarda invece il volley, sconfitta al tie break per la Igor Novara, infatti è uscita sconfitta per 3-2 in Toscana a Firenze contro il Bisonte Firenze. È tutto per questa edizione di Sportivamente, appuntamento ai prossimi notiziari sportivi.